Credo che tutte le squadre che sono in quella zona lì, tra il quarto e il settimo, ottavo posto, possano lottare fino alla fine, visto che ci sono ancora tante partite. La Juventus, che potrebbe aritmeticamente vincere il campionato domenica sera, rappresenta, certifica la forza del gruppo di Allegri o un problema strutturale del calcio italiano? Beh, la Juve è una squadra molto forte e non ha solo 11 giocatori, ne ha molti di più, quindi per questo vince da tanti anni, ha costruito benissimo, ha preso giocatori molto bravi, ha migliorato ogni anno. È chiaro che le altre devono cercare di migliorare, perché insomma si finisce sempre abbastanza lontani dalla prima, e questo nel campionato italiano non dovrebbe accadere, credo, insomma, però magari con un po' di tempo anche le altre possono avvicinarsi. È stato duro per l'Inter rinunciare a Icardi, come hai visto tutta questa vicenda da fuori? No, mi spiace per la situazione che si è creata intorno a Mauro, perché lo conosco e quindi so che il valore del ragazzo e del giocatore, quindi poi quando accadono queste cose comunque sono sempre spiacevole, perché comunque ci rimettono sempre tutti e due. È rimasto sorpreso dalla decisione della Lega di Serie A di far finire il campionato così a ridosso di una manifestazione come l'Europeo per la nazionale? È un problema? Beh, se finisce un po' prima sarebbe meglio, questo sicuramente, però adesso vediamo quello che si può fare. Ho letto al presidente che insomma quello che ha detto, vediamo se si può fare qualcosa, sarebbe sicuramente meglio. Per Zaniolo sarebbe consigliabile restare alla Roma anche se non ci fosse la Champions, anche in chiave azzurra? Non lo so questo, Zaniolo è un bravo giocatore, è un ragazzo giovane che deve imparare ancora tanto e deve crescere e migliorare, quindi la cosa più importante per lui è giocare sempre come sta facendo adesso.